nuova generazione di Jedi. Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Guarda lì, una spada laser. Sono stato solo per tanto tempo. Spaventato, temevo scoprissero chi fossi, cosa fossi. Non sei solo, ora non più. Ehi, BD1, sono Cal. Togli il tuo laser dal mio pranzo! Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Merry, giusto? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. So che cosa vuol dire perdere tutto. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Il destino dell'ordine Jedi è riposto nelle tue mani. La vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Esegui l'ordine 66. Maestro! No! Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. Sir ti tradirà! Non puoi fermare l'impero! Grazie al dolore, ora sono più forte! Quanto odio! Il fallimento non è la fine, amico mio. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Non dimenticherò mai. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Per diritto del Consiglio, Cal Kestis sorge Cavaliere Jedi. E non dimenticare, fidati solo della forza. E ora dove si va?
Non credevo a quelle voci. Un Jedi. E l'abbiamo preso vivo. Il senatore ci sta aspettando. Potete procedere. Meglio non far aspettare il senatore. Sì. Dovevi morire come i tuoi simili, traditore. Dov'è il punto di consegna? Ai moli. Saremo abbastanza lontani da occhi indiscreti. Certo. Ma cosa impedisce al senatore di prendersi il prigioniero e buttarci giù di sotto? Non deve farsi scoprire. Esatto. Evitare gli inquisitori, anticipare Vader. Quel tizio sta rischiando grosso. Anche noi. Questo distretto è sigillato. Ordini del senatore. Di qua. Faremo una deviazione. Siamo troppo in trappola. Non mi piace. Attieniti al piano e andrà tutto bene. Mi basta essere pagata. Conosco i miei diritti. Tira al largo, altrimenti verrai con noi. Siamo cittadini. Non potete trattarci così. Ah sì? Chi lo dice? Il livello 2046 ha visto giorni migliori. La guerra costa. Qualcuno deve pagare. Salve. Sono il senatore Dawson. È già difficile tirare avanti in questa galassia. Non secondo quel che sostiene la propaganda. Sta zitto, prigioniero. Sono queste le fondamenta dell'impero. Ma come possiamo vivere? Non mi sembra vero di incontrare un senatore. Ultimamente si mostra poco in pubblico. È una fortuna che per noi sarà un'eccezione. Beh, abbiamo qualcosa che lo farà entrare nelle grazie dell'imperatore. Ma tutto. Lo vedo. Hanno già controllato al posto di blocco. Nessun problema, agente. Il senatore vuole solo controllare che sia tutto a posto. Possiamo andare. Attenzione, il livello 2046 è sotto coprifuoco per ordine del senatore Salazar. Guardare le strade e trovare rifugio fino al nuovo ordine. I trasgressori saranno arrestati e tenuti in custodia dalle pattuglie di sicurezza. Vieni qui, Jedi. Voi altri dovrete restare qui. No, l'accordo non era questo. Infatti è cambiato. Non questa volta. Vengo anch'io, o ce ne andiamo? Solo tu. Gli altri aspetteranno. Terrorista! Ti lasci chiamare in quel modo? Adesso basta. Allora, dove l'hai trovato? Mercato notturno. Cercava di comprare una casta di bombe elettroprotoniche da un trafficante Chagrian. Come hai fatto ad arrestarlo? Anche i Jedi dormono, come tutti. Quando il senatore ti metterà le mani addosso, vorrai essere morto. Mi piace avere ammiratori. Di qua, Jedi. Fate gli affari fuori. Infatti sono affari miei. Il prigioniero deve stare chiuso. Il senatore mi ha chiesto di portarglielo vivo. Respira ancora, o sbaglio? Droidi. Il distretto è sicuro? Sì, senatore. Sarà meglio. I cani di Vader sono ovunque. I Jedi sono merce rara di questi tempi. Che cos'altro mi hai portato? Provvedi al pagamento. È stato un piacere, senatore. Speriamo di avere altre occasioni per fare affari insieme. Il Jedi fuggitivo, Cal Kestis.
ti sei fatto una certa reputazione. Interi arsenali sabotati, rifornimenti interrotti, sbandierando questa in modo che tutti la vedessero. Il colpo fallito su Norsid. È stata opera tua, vero? Cosa vuoi, senatore? Una confessione? Tanto lo sai già che ho collaborato con Sogherrera. Prima di consegnarti all'imperatore, tu mi condurrai dai Jedi superstiti. Non posso. Resto solo io. È inutile resistere. In un modo o nell'altro lo scoprirò. A volte bastano solo poche parole. Ma laggiù sappi che dispongo di ben altri strumenti. O forse potrei usare questa! La spada laser del tuo maestro, Jaro Tapal, un traditore come te. E pensare che le future generazioni si chiederanno cos'è questa cosa. Una reliquia di un ordine corrotto, vittima della sua stessa arroganza. L'arroganza fa sempre molte vittime, senatore. Di certo, l'imperatore non avrà nulla in contrario se ti consegno a pezzi. Cosa? Davvero credevi di potermi catturare? Sul tuo panfilo hai informazioni militari segrete. E me le hai appena consegnate. Grazie, BD. Brucerai per questo! Quella è mia. Guardate i Jedi! Io sono pronto. Non è colpa mia. Non ti darò tregua. Tutto qui, senatore? Esci allo scoperto e parliamo. Uccidete l'assassino! Potrebbe fuggire! Così in fretta, senatore. Adesso, BD. Viene verso di noi. Sta arrivando un po' veloce. Oh, troppo veloce! Reggiti! A posto. Cose che succedono. Raggiungiamo quel panfilo.
Ci è mancato poco, amico. Non è colpa tua. Raggiungeremo il Panfilo. Il volo, dov'è il senatore? Il Panfilo è sparito, tu lo vedi? Negativo, riferisci. Il prigioniero potrebbe essere con il senatore. O forse è caduto. Voglio una conferma prima che i canali del senatore si riattivino. Vedi qualcosa? No, ancora no. Qui ai moli dovrebbe esserci già un intero flotto. Forse è stato un attacco corto. Eccolo lì! Eliminiamolo! Forza! Prendiamolo! Non si apre. Tu non puoi farci niente, eh? Dobbiamo trovare quel Panfilo prima dell'impero. Ma tu è sicuro? Vuoi forse disobbedire a un ordine diretto? Attenzione! Non so che informazioni abbia nascosto il senatore, ma spero ne valga la pena. Non perdi mai la speranza, vero amico? Possiamo riposarci là. Fermiamoci un istante. Scongiuro, sono un reduce. Ne dubito. Devi sloggiare, ordini del senatore. Ora basta, fuoco!
dobbiamo cercare. Il sospetto è maschio, avvistato al molo 27. Inseguitelo! Errore mio. Sembra un minerale raro di qualche tipo. Sì, proprio. Bello. Ecco il Panfilo, ancora alla deriva. Così ti voglio, BD. Ce la faremo. Ti mangiamo qualcosa a fine turno? Certo, io prenderò un turbo dog. Quelli li fanno con scatti di scherzi. Sono soltanto digerie. Uccidiamolo subito! Ah, un intruso! Fuoco! In missione! Sì, li vedo. Le strade sono lo spazio dei criminali. Attenzione! Chiaro! No, non deve fuggire! Posso farcela? Posso farcela?
Ormai dovremmo esserci. Tutto a posto, BD? Non guardare giù. Peccato, traditore. Perché ci hai messo tanto? Ho dato un'occhiata in giro. Ho visitato la zona. È tanto che non vengo su Coruscant. Grazie, Bod. Dovere, Kestis. Quando ho visto il molo crollare... Ho pensato che il colpo sarebbe finito molto presto. Perché rendergli la vita facile? Ah. Dove sono gli altri? Diretti al Panfilo. Ci troveremo lì. Oh, è Bravo, ha chiesto il silenzio radio. D'accordo. Mi fido di Bravo. Ubellise staranno morendo di fame. Platoniani affamati. Meglio evitare. Un giorno ti racconterò di quel lavoro su Caride. Quella fabbrica ha fermato il Panfilo. C'è un... Niente cannoniere. C'è lo zampino dei nostri. Non facciamoli aspettare. Come ti faremo attraversare? Beh, non ha funzionato. Riesci a buttare giù quella cassa? Posso provarci. Tutto pronto. Quel jetpack è utile. Un giorno ti racconterò come l'ho avuto. Ti ha insegnato a muoverti così? Il mio maestro. Quando cadevo, lui mi aiutava a rialzarmi. Allora era un bravo insegnante. Pattuglia di assaltatori. Stanno cercando noi. Meglio noi che il Panfilo, no? Ho trovato qualcosa. Facciamo a metà, giusto?
Notevole! A chi serve un jetpack? Ah. Vedi quel cavo? Ci penso io, Kestis. Testi a secchio là sotto. È impossibile aggirarli. Dobbiamo farci largo. Io sono pronto quando tu sei pronto, Kestis. Abbiamo visite! Non di cortesia! Ehi là, gente! Cercate noi! All'attacco! Anche a te. Possiamo chiamare l'ascensore con quel terminale. Vado. Truppe in arrivo. Cogliamoli di sorpresa. Come no, al tuo segnale. Ora. Bene, sai combattere. Sì, anche tu. Non parlo binario, BD, ma ho capito. Lavoro di squadra. Il Panfilo è laggiù. E ovviamente il ponte è ancora in costruzione. Tanti cantieri abbandonati, con la guerra e tutto il resto. Deve esserci un'altra strada. Proviamo lassù. Smettila di leggermi nel pensiero, Jedi. Fermiamoci. Già, sembra una città fantasma. Coruscant è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai è pericoloso anche solo starsene all'aperto.
Questa porta è bloccata. Guai in vista. Evitiamo quella pattuglia. Giusto. Odio i droidi sonda. A chi lo dici? Lo vedo. Va bene. Questo li lascerà di stucco. Un ottimo tiro. Con me. Andiamo. Abiti. Dobbiamo salire lassù. Idee? Nessuna uscita. Torniamo indietro. Che occhio!
Credo che BD suggerisca di buttarla giù. Adesso prendo ordini da un droide. L'imperatore ha fatto del Tempio Jedi il suo palazzo. Già, sembra essere la specialità dell'impero. Prendere qualcosa che ami e trasformarlo in qualcosa di cui non sopporti neppure la vista. Da quanto tempo lavori con Saw Gerrera? Non molto, solo qualche lavoretto in giro. Sei entrato nelle sue simpatie? Non è facile. Oh, so fare il mio lavoro e non faccio domande sbagliate. Una combinazione che tende ad aprire molte porte. Potremmo usare quella gru per attraversare il ponte. Gli rivoltiamo contro i loro stessi strumenti. Vi ho dato tutto quello che avevo. Siamo qui per proteggerti. Ci meritiamo qualche credito in più. Voglio più azione. Chi è il prossimo?
Guarda, BD. Non adesso! Certo! Hai poche probabilità di sopravvivere. Davvero poche. Insufficienza di sicurezza. Non aiutare! Non mollare! Bersaglio acquisito! A quel tizio non piacevi proprio. Credo che nemmeno tu gli piacessi. Non so come salire. Diamo un'occhiata. Pare che BD abbia trovato qualcosa. Trovato qualcosa? Che cos'è? È un cavo di risalita. Li usano nei cantieri adesso. Si può riparare? È un po' rovinato. Ma non da buttare. Basterà una giostatina. Quindi hai affrontato l'impero su Kashyyyk? Già. Dirottare un camminatore e forzare una prigione imperiale non è da tutti. Quello l'ha fatto BD. Solo voi due. E qualche amico. Invece che mi dici di te? Sei qui per i crediti? I crediti non guastano mai. Però... ho una figlia. Kata. Non ci vediamo quanto vorrei, ma almeno posso mantenerla. Deve essere dura non vederla. La madre è... No, non c'è più. L'impero ce l'ha portata via. Mi dispiace. È successo a molti. Ogni giorno di più. Ne hai mai usato uno? Mi arrangerò. Ero un rottamatore su Bracca. Ne hai fatte di cose per la tua età. Cerco solo di sopravvivere. Non sei il solo. Il cavo di risalita sta reggendo. Bene, questo mi tranquillizza molto. Possiamo usare quel terminale per ruotare il cartellone. Non è stato difficile. Torniamo al ponte. Spero che gli altri stiano bene. Se Gabs si annoia, potrebbe svagarsi violando le comunicazioni imperiali. È così brava? Fin troppo. Addestrata dal sindacato, ma poi si è inimicata ai suoi datori di lavoro.
Gustavo era un pilota della Repubblica. Ex militare. Spiega molte cose. Iniziato a lavorare con Kubelis. Una taverna su Norsid. Un cacciatore mi aveva rintracciato. I gemelli l'hanno buttato in un pozzo. Da allora siamo amici. A posto? Sì, troviamo gli altri. Alla squadra, Kessis. Spero di fare la mia parte. Ci hai portati dal senatore. Vuole raddoppiare la mia fetta. Ho capito bene, Eddie? Fa strada, rottamatore. Felice di vederti. Bravo. I lavori non vanno mai secondo i piani, eh? E questo è il bello, no? Come va il nuovo arrivato? Parla molto, ma combatte bene. Ah, ben detto. Gabs ha manomesso il Panfilo. Il senatore non può chiamare aiuto, ma si è chiuso dentro. Hai provato a bussare? Qualche segno di Cal? Batista! Batista! Ho scommesso coi gemelli che il senatore ti aveva imbalsamato. Merito una fetta anch'io. Ehi, Cal, se crepi mi becco io la Mantis. Scusa, Gabs, non spetta a me cederla. Allora, qual è il piano? Quel Panfilo è un Siena Ramsidian. Il senatore ha informazioni militari sul suo terminale qui. Forse è una possibilità contro l'impero. La cabina, però, ha delle porte anti-blaster. Neanche i gemelli possono aprirle. Noi come entriamo? Voi fate scendere il Panfilo. Io farò una delle mie magie. Insieme al mio assistente. Prendo il nostro mezzo. Torno in un attimo. Andiamo.
Gemelli, fate arrivare calda all'altra parte. Ciao, fascista. Cosa devo fare? Hai un jetpack. Usalo. Ricevuto. Grazie, gemelli. Occhi aperti. Bravo, dice che siete ancora ricercati. Sì, sì, certo. Così imparate ad attaccare briga con gente. Ehi, Cal, come sta andando? Sto ammirando il panorama. Cosa devo cercare? Due supporti stretti intorno al panfilo. Non sarà facile levarli. Non per una leva Jedi. Lascia fare a me. Ehi, Cal, ho provato a spostare quei supporti, ma... Sì, Gabs mi aveva avvertito. Bene. Gabs, il primo supporto è andato. Puoi dire ai gemelli di calare il panfilo? Procedo. Go, Liz, tocca a voi. Attento, è un bel salto. Sto sempre attento. Come no, è carina? Ti ho salvato. Mi devi una nave. Per la cronaca te l'ho già allentata io. Ben fatto, eroe. Salta su, ti diamo un passaggio. Ci sono, Gabs. Gemelli, il panfilo è tutto vostro. Tutti in posizione, Cal. Pronti a lavorarci questo Ramsinia. Bene, ora mi vedrete all'opera con il mio adorabile assistente. BD, quando vuoi. DVD, devi essere riavviato o qualcosa del genere. Ci sbrighiamo o no? Presentiamoci di nuovo al senatore. Chissà se il senatore ha del cibo su quel panfilo. Batissa! Agua! Ustalli! Non avvicinatevi! Vi avverto! Qui dentro c'è un'intera squadra! Credo sia solo... Ma stai pronto. So che avevamo un conto in sospeso. Dacci il codice del tuo terminale. Impossibile! Mi giustizieranno! Ora con quale strumento di negoziazione dovrei cominciare? Non avevi detto che ho una lingua tagliente? Questo è smussato, ma basterà. Ah! Ah! Ah!
Forse posso fargli cambiare idea. Tu mi farai accedere al tuo terminale. No, non posso! Sbloccalo e sarai ricompensato. Sì, io sarò ricompensato. Sbloccherò il terminale. Se si muove, sparagli. Oh, con piacere. Va bene, BD. Vediamo cosa abbiamo. Sono ovunque. Non proprio quello che speravamo. Anni di scontri. Ma non siamo riusciti a rallentarli. Cosa ti aspettavi? Avete perso! La Repubblica è morta! È stata uccisa dai politici come te! Secondo te volevo che Utapau si unisse all'impero? I compromessi che ho fatto hanno creato un futuro per la mia gente! Sono stato su Utapau. Lì il tuo nome è un insulto. Almeno sono vivi! Perché combattere se non puoi vincere? La resa è amara all'inizio, Cal. Ma si addolcisce col tempo. Liberami e troveremo un accordo. No, senatore. Un giorno i tuoi figli vedranno questa e sapranno che i Jedi hanno sempre combattuto per loro. Che ingenuità deludente! Ehi, i gemelli sono affamati. Andiamo prima che l'incidente su Carida si ripeta. Che mi dici di lui? Viene con noi. Sì, sarà il loro spuntino. Sei fortunato, senatore. Hai un appuntamento con Saw Gerrera. Mi ucciderà. Oh, non è detto. Dipende se collaborerai oppure no. Piace molto a voi senatori, no? La collaborazione. Potisa! Potisa! Culta! Allora, abbiamo tutto? Sì. Chissà cosa hai in mente per noi, Saw. Prima finiamo questa missione. Abbiamo un piano per il senatore? Ci sto ancora pensando. Potremmo chiedere a Kubelis di controllare se il senatore può volare.
Lasciami o i tuoi amici soffriranno. La pagherai cara, Cal Kestis. Ti troveranno prima o poi, Jedi. Questi senatori si trattano bene. Posso ottenere il suo Panfilo? Questo è troppo lento per te. Lo userò nei fine settimana per le gite in famiglia. Oh, piantala anche tu. Posso dare una sbirciata nel terminale di Seijan? Forse il senatore nasconde qualcosa di utile. Tipo qualcosa di scottante che poi rivenderai al miglior offerente? Anche i buoni hanno il diritto di intascarsi qualcosa, Cal. Siamo in guerra. Forse la prossima volta. Bene, ma il pranzo lo offri tu. I gemelli stanno morendo di fame. Non ero mai stata su una nave così, ma ne ho distrutta una. Bei tempi. Idea, dovremmo sempre colpire l'impero. Già, è bello fare la differenza. No, sono pieni di crediti, ricchi sfondati. In confronto gli Hutt sono poveri. Scommetto che il senatore ha dei crediti nascosti nel... Ci hai messo tanto mentre rincorrevi delle ombre. Io stavo... Tu hai dato rifugio a un traditore. Kestis! Aprite il fuoco! Accogliatevi! Al riparo! Dank Farrick, un inquisitore! Attento! Grazie. Cal, dobbiamo andare! Cal, vieni qui! Cal, dove vai? Torna indietro, Cal! Uno scherzo? Devo raggiungere la Mantis. Gabs, i gemelli. Piangeremo dopo. Ora muoviamoci. Ci danno la caccia, amico. Ce li scrolleremo di dosso.
autorizzato. Attivazione protocolli di sicurezza. Contenitore di Steam. Tornerà utile. Andiamo. Ehi, amico, uno Steam. Per poco. Oggi. Ehi, BD! Siamo pronti.
combatti con me. Non finisce qui! Un nemico! Qui! Oh. Dubito che Sir si aspettasse che l'avrei usata così. Ci sono soldati ovunque. Meglio stare attenti. Saremo insieme. Come fa a parare così? Difendimi. Sarà una montagna memorabile. Sono stufo di questo posto.
Muoviamoci. Eccomi qua. Sono vivi. Cal! Finalmente. Sempre un passaggio? Ho parlato troppo presto. Io penso all'inquisitore. Voi copritemi. D'accordo. Dobbiamo toglierla di mezzo. Notevole! Ma dentro di te soffri molto, Kestis! Lo percepisco! Il tuo senso di colpa per quegli sciocchi che hai lasciato morire ti rende tanto, tanto prevedibile! Scappare! Vai! Non direi!
giocattolo! Amico, aiuto! Non puoi sfuggirmi! Devi morire, ratto di bracca! Eri un cavaliere Jedi, prima di tradire il nostro ordine. Il tuo nome era Masana Tain. Sarò io a liberarti. Sì, sto bene. Bod, bravo. Siete lì? Torniamo alla Mantis. Se gli altri ce l'hanno fatta, li troveremo all'hangar. Altrimenti... Fuoco! Non osare avvicinarti! Non posso più lottare!
Devi aiutarmi. Grazie. Avversario in arrivo. Colpiamolo. Dategli la caccia. Le tue tattiche sono inutili. Sei così bravo. Non abbasserò la testa. L'hangar è vicino. Altra priorità. Voi due siete vivi. Grazie a questo pazzo figlio di un Gandark. Sei ferito. Me la caverò. Che fine ha fatto l'Inquisitore? Morta. Ma Gabs e i gemelli... Io dovevo... Conoscevano i possibili rischi. Saliamo e trasmettiamo le informazioni a Saw Gerrera. Così onoriamo i caduti. Hai ragione. Sì, BD, chiama le navi. Diamine. Non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bravo. Sei in posizione? Affermativo. Bene. Io attiro il fuoco. Colpisci quando sono distratti. È ora di vendicarsi. Ci si vede, rottamatore. Vado in posizione. Ti copro io. Forza.
Andiamo, BD. Guarda qua! Arrivo! Bravo, noi ci copre le spalle! Non sono tuo nemico. Andiamo a aspettarlo. Abbattetelo! Dove hai? Come possiamo vincere senza l'artiglieria? Ben fatto, bravo. Niente di personale. Grazie, bravo. Nemici a terra. Ecco l'hangar. Speriamo che la Mantis sia ancora intera. Muoviti! Paura di contrattacco! Sembra che non abbiamo ancora finito, Kestis. Ti penso io a fermarti. Fermali. Lanciano delle granate. Proteggi. È la tua occasione. Posso aiutare? Siamo una bella squadra. Qui non si batte la fiacca, Cal. Dovrai provare sicuramente. Chi ne vuoi? Capisco! Così! Z95. Bene. Quello è tutto tuo, Bud. Prevedevo un'uscita rocambolesca. Allora ci vediamo lassù. Pronto? Oh, niente male come primo appuntamento, ma non sono stato pagato. Un localizzatore? L'altro ce l'ho sulla Mantis. Quando è tutto tranquillo, vieni a cercarmi. Salderemo. Sì, mi fido di te. Hai visto i dati? C'è ancora molto da fare. Non è andata male, BD? Bod. Che la forza sia con te. Sai combattere, Cal. Vediamo se sai pilotare. Come andiamo, BD? Ah. In ogni caso, dovrà aspettare finché non saremo al sicuro. Traffico, il portale deve essere in manutenzione. In superficie, vai alla velocità della luce. Dobbiamo rischiare. Ci siamo trattenuti fin troppo. Abbiamo compagnia. Al mio segnale frena e siamo dietro. Ricevuto, bravo. Ottimo lavoro, gente. Spero fosse l'ultimo. Non amo i lunghi addii. Ecco gli altri. Mi separo. Ne attiro un po'. Grazie, Bob. Buona fortuna. Anche a te. Alla prossima. Non li semino! Resisti!
la mossa. L'ho imparata da te. Ecco l'uscita. Ci siamo quasi. Altri in arrivo dalla superficie. È dietro di noi. Siamo in trappola. Tutti perduti. Siamo quasi... Abbiamo incassato qualche colpo. Puoi avviare una diagnostica mentre trasmetto i dati? Fatto. Spero siano informazioni utili. Ce l'abbiamo fatta. MD, ehi, state girando un loro film, ehi. Fammi fare bella figura, ok? Hai preso il mio lato migliore. Giù le zampe dal mio tavolo, ragazzo. Beh, è come speravamo. Questo libro è una copia dall'archivio Jedi. Fantastico, Sir. Peccato non aver impedito all'impero di prendersi il resto. Pazienza. La guerra sarà ancora lunga. E non basteremo noi. La galassia è grande, droide. E io ne ho vista solo una piccola parte. Ma un giorno ritornerò su Dathomir e racconterò alle mie sorelle assopite ciò che ho imparato. Tu non sei invitato. Sai, non mi capita spesso di riesumare una vecchia ricetta di famiglia. Beh, che ne pensi? Merrin! È buono. Ci vorrebbe un po' di sale. Troppo sale fa male alla salute. È una bontà, Gris. Pagherei dei crediti per questo. Ah, sì? Ehi, non sarò certo io a fermarti, Cal. Ehi, anche voi sentite odore di bruciato? Oh! Il giroscopio è in avaria. Quello ci serve. Qualche porto vicino che non riscuoterebbe la nostra taglia? Certo. Cerca il sistema di Como. Allora è lì che ti sei stabilito. Nel bel mezzo del nulla. Perfetto per far perdere le tracce. Se qualcuno sa come riparare la Mantis, quello è Gris Drytus. Pensi che ce la faremo? Dovremmo mettere a posto prima di andare da Gris. Sai come la pensa sul disordine.